Roma, Palazzo Brancaccio. Debuttiamo con le giornate dedicate all'artigianato, ai prodotti tipici d'eccellenza. Siamo oramai vicini al Natale. Sua Eccellenza l'Ambasciatore, noi chiediamo la sua presenza qui. Da che cosa è voluta, che cosa è determinata? Sì, l'Associazione Arte dei Vinattieri, il presidente Arcioni ci ha invitati qui, che fra tutte queste eccellenze italiane, romane, vini, artigianato, liquori, anche l'Ungheria, un piccolo posto qua, con tre vini dal nostro famoso vinetteria Tokaj, che possiamo presentare, che è veramente un gran onore sia per me, sia per il paese e sia per i nostri produttori di Tokaj. Quindi è la prima volta che siete presenti in una rassegna di questo tipo? Sì, questa è la prima volta, anche se sia già la settima edizione di questo evento. Abbiamo fatto una festa dei vini e dei cibi ungheresi in ottobre, dove il dottor Arcioni ci ha visitato e ci ha invitato dopo questo evento della mostra dei vini e cibi ungheresi. Ambasciatore, quindi, a quando invece i nostri prodotti con voi in Ungheria, magari vicino ad una importante data o ricorrenza? Possiamo siglarla questa amicizia oggi tra le eccellenze ungheresi e le eccellenze italiane? Sì, speriamo che adesso possiamo proseguire, cioè la prossima volta, anche, forse anche d'estate, avere una più ampia scelta di vini ungheresi, siano quelli bianchi come adesso, poi anche quelli rossi, che noi stiamo producendo, diciamo, in misura artigianale, perché sia i territori dei nostri vinattieri non sono tanti ampie, cioè non possiamo lavorare per arrivare a una quantità, ma invece cerchiamo di presentare una qualità. Bravissimo, quindi puntiamo sulla qualità. Abbiamo debuttato in questa rassegna con l'intervista a Sua Eccellenza l'Ambasciatore, noi lo ringraziamo e continuiamo a farvi gli auguri di Natale. Grazie. Bellissima.